Salve ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi voglio preparare con voi un impasto multicereale, da cui facciamo una pizza, una focaccia e dei panini. Io ho fatto dei segale, l'avena, farina bianca tipo zero e il grano duro completo con la crusca. E qua ho 1200 grammi di tutte le farine che ho fatto, un bel cucchiaino di sale. Sarebbe 20 grammi. Mescolo bene le farine e preparo il lievito. Qua ho 2 cucchiai di lievito, un po' d'acqua e un cucchiaino di zucchero grezzo. Li mescolo, li lascio a riposare e vado a preparare il mio impasto. Qua ho preso la farina, il sale, e ho messo anche il lievito dopo che è passato 5 minuti e mescolo bene tutto questo impasto. Noi vogliamo fare un impasto senza troppi unto, diciamo senza burro, senza uova, senza latte. Vogliamo un impasto molto leggero e molto buono. E adesso li lavoro così bene finché si amalgama tutto. È un po' duro. Aggiungiamo un po' d'acqua e impastiamo abbastanza bene e la lasciamo riposare. Io questa operazione l'ho fatta per 3 volte. Lo tiro via dal bol, li lavoro e poi li rimetto ancora. E questa operazione aiuta molto il nostro impasto. Vedete, io li lavoro ogni quarto d'ora, li tiro via dal bol, li lavoro bene e li metto ancora nel bol, lo copro e li lascio riposare 20 minuti, quarto d'ora, finché diventa un impasto molto bello, come vedete. E adesso devo fare le pezze. Io le panini le faccio a 200 grammi. Li faccio tutti i pezzi, li lavoro, le lascio riposare. E adesso li lavoro così. Lascio tutti a riposare ancora e questa operazione fa venire il pane molto morbido, molto digeribile, molto bello, soffice. E io adesso l'ho coperto e ho preso le 2 pezzi che devo fare. Un pezzo lo devo fare la pizza, vedete che pasta bella, molto, perché quando li facciamo riposare per tante volte veramente viene un impasto meraviglioso. Vedete, adesso lo stendo, la pizza sottile, e prendo un'altra teglia dove stendo anche la focaccia. E adesso le pagnotte sono riposate e li schiaccio, li faccio tipo pane arabo o le panini rotondi così. Diventa anche la pasta molto molto bella, ci aiuta anche a stenderla facilmente. Io li copro e li metto a lievitare. Ho preso un po' di pomodoro. Questo è maggiorana, io non ho l'oregano, ho messo maggiorana, ma è buona, profumatissima. Ho preso 5-6 cucchiai di pomodoro con il sale e l'olio d'oliva, nient'altro. Lo stendo e ho preso una mozzarella e le olive. Una cena veloce e facile.
E poi i panini li mettiamo per farli al lavoro o per mangiarli anche così in casa. Li lascio lievitare. Quando sono lievitate, li bucherello così, quindi non si gonfiano troppo. E li metto a 250 gradi e li lascio cuocere. Adesso sono pronte. Qua ho preso un po' d'olio e un po' d'acqua e il sale per fare una emulsione per metterla sopra la nostra focaccia. Quando è anche lievitata anche lei, ho fatto la maggiorana, qualche pezzettino di olive. Adesso è pronta, li mettiamo al forno, sempre a 250 gradi, li lasciamo cuocere. La pizza è pronta, guardate com'è bella, sottilissima, il pane, bello dorato. Adesso taglio una paninotta per farvi vedere com'è, guardate com'è leggero, bello, soffice. E senza latte, senza burro, senza troppe cose. Semplice, ma leggero e buono. La pizza non parliamo, è sottilissima. È tutta leggera, guardate. È molto molto buona. Con tutti quelli farine, il misto di farine è molto belli. Guardate, mi taglio un pezzettino per farvi vedere com'è sottile anche di dietro, guarda che cottura, bellissima. La focaccia anche lei, bellissima. E se vi piace il video lasciatemi un like, iscrivetevi nel mio canale e seguitemi, grazie mille per la visualizzazione. Alla prossima.